Io non ho nessuna aspettativa di importanti cambiamenti rispetto a una situazione di prezzi dell'energia molto alti e sostanzialmente dovuti a ragioni geopolitiche, non a ragioni economiche di quantità o di scarsità di gas, ad esempio. Così Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e AD del gruppo Duferco Italia Holding a Perugia per partecipare al convegno dibattito presso l'hotel Quattro Torri organizzato da Federmanager Umbria sugli effetti della crisi energetica in atto. Effetti che per Gozzi, che parlava a nome di un settore come quello dell'acciaio tra le aziende più energivore d'Italia, sono facilmente calcolabili in cifre. L'industria manifatturiera italiana è passata da una bolletta di circa 11 miliardi di euro nel 2019 a una di 60 miliardi da pagare a fine anno. Dunque un extra costo di 50 miliardi. E vuol dire 50 miliardi in meno di investimenti sostanzialmente. Questo è molto preoccupante perché significa che facendo meno investimenti il nostro sistema manifatturiero rischia di essere meno competitivo di altri sistemi industriali manifatturieri che non hanno avuto questo extra costo. Naturalmente in Germania c'è una differenziale sull'energia elettrica di 100 euro ieri, quindi vuol dire che gli industriali tedeschi pagano l'energia invece che 350 euro o 250, una differenza sostanziale, no? Un terzo di meno. C'è molto ideologismo ancora, ha detto Gozzi, sulla materia, così come c'è stato molto estremismo. Stanno venendo al pettine, ha spiegato tutti i nodi strutturali di una politica energetica italiana che non c'è stata negli ultimi anni, con l'impedimento a fare qualunque cosa. 20 anni fa nel Mar Adriatico si tiravano fuori 15 miliardi di metri cubi di gas all'anno, oggi si fatica ad arrivare a 3. Ora l'unica via d'uscita è resistere. Se ne esce quando piano di sostituzione dei 31 miliardi di gas che oggi importiamo dalla Russia sarà completato e ci vorranno 2 anni e quindi abbiamo una nottata lunga e pesante da affrontare che potrebbe essere già molto grave quest'inverno perché c'è un fortissimo rischio di razionamenti e quindi di riduzione delle temperature dei riscaldamenti domestici e vabbè, ci metteremo un maglione in più, ma soprattutto di arresto dei sistemi industriali.